Oggi parliamo di liquid staking e auto compounder, ovvero quelle piattaforme che permettono tramite lo staking e il farming ottimizzato di appunto massimizzare il rendimento sui propri asset. Inoltre la comodità è che si deposita un asset e si riceve una rendita direttamente in quell'asset senza il bisogno quindi di fare harvest, vendere, compounding eccetera eccetera. Sono quelle piattaforme, per capirci, come Bifi Finance. Non so se l'avete mai utilizzata, presumo di sì, ma non so se vi siete mai chiesti esattamente come funziona e quali sono i rischi. L'obiettivo del video di oggi è proprio andarla ad esaminare al microscopio. Non solo Bifi Finance, chiaramente, perché partiamo anche proprio dal liquid staking, quindi quelle piattaforme che permettono di mettere in staking una coin senza doverla lasciare lì, che vuol dire non averla più a disposizione per ottenere una rendita, ad esempio, sulla DeFi. Il liquid staking supera questo problema permettendo di ottenere quello che si chiama derivato liquido, che poi si può mettere appunto in farming, altrove. Sono le magie della DeFi, no? Questa componibilità estrema. E più andiamo avanti con le puntate e più stiamo arrivando agli strati superiori. C'è di buono che sarà una puntata più semplice, più leggera. Era questa, perché le piattaforme di auto compounding e liquid staking si basano molto su concetti che abbiamo già visto e rivisto nelle puntate precedenti, quindi non dovendo ripartire da zero vedrete che le capirete in poco tempo. Consideratelo anche un test: se capite bene tutto quello che viene detto in questa puntata significa che siete super sul pezzo. Ovviamente do per scontato che abbiate visto, che siete stati bravi e abbiate visto tutte le vecchie puntate. Se non l'avete fatto, fatelo, sono a vostra disposizione gratuitamente, esattamente qui sul canale. Come sempre, questo video sarà strutturato in due parti: la parte teorica, dove con l'aiuto delle nostre amate slide andiamo a vedere il funzionamento, anche con l'aiuto di alcuni diagrammi grafici, il funzionamento di queste piattaforme step by step, quindi quello che fanno al loro interno che noi non vediamo. Questo ci aiuta a comprendere, insomma, anche quelli che sono i rischi e da dove arriva poi il rendimento, che è una domanda che purtroppo spesso si trascura e quindi si va a utilizzare piattaforme esotiche e poco consone. La seconda parte invece sarà il nostro classico tutorial pratico. Andremo a prendere una a una tutte le principali piattaforme sulle varie chain di liquid staking, nonché di auto compounding, boosting o comunque lo vogliamo chiamare, e le guardiamo vedendo appunto step by step il loro funzionamento. Così alla fine del video sarete sul pezzissimo e sarete più sicuri di voi nel momento in cui andate a farmare, a mettere a rendita i vostri asset su queste piattaforme. Iniziamo subito, partiamo! Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Parto con una bella domandozza, ovvero autovalutatevi. Siete arrivati fino al sesto episodio di questo corso, che è quello di oggi. Come vi trovate? Quanto pensate di avere capito da 0 a 10? Scrivetemelo nei commenti con magari qualche feedback finalizzato a completare delle informazioni che secondo voi mancano o sono state poco chiare. Le prossime puntate saranno più o meno le ultime, secondo me non supereremo le 10, quindi mi piacerebbe appunto avere un bel vostro feedback in modo da non lasciare niente indietro e da darvi tutto quello di cui sentite di aver bisogno. Ora partiamo con l'argomento di oggi, che è duplice in realtà. Ho incluso due tipologie di piattaforme in un'unica puntata per il semplice motivo che il liquid staking è veramente banale, vedrete che è di una semplicità pazzesca, e l'asset management anche. Quindi per asset management intendo auto compounder, booster, tutte quelle piattaforme che ci vanno a ottimizzare il rendimento su un asset che depositiamo. Quindi anziché doverci preoccupare noi di andarlo a mettere, bene, oggi su PancakeSwap perché rende tot, domani lo vado a mettere là perché è meglio, poi devo per ogni due giorni
fare harvest su WWS Finance, vendere i WWS, rifare il compounding, eccetera. Ecco, non mi preoccupo di nulla perché ci sono piattaforme che lo fanno per me. Questo chiaramente con delle peculiarità che bisogna assolutamente conoscere. Anche questo, ripeto, è abbastanza semplice perché altro non fa che andare ad appoggiarsi a piattaforme che abbiamo già visto e quindi noi partiamo molto avvantaggiati perché sappiamo già tutto. Vero che sappiamo già tutto? Spero di sì. Iniziamo con la nostra panoramica della puntata odierna. Vediamo cos'è e cosa sono in realtà, non cos'è, a cosa servono e come funzionano le piattaforme di liquid staking e di asset management. I rischi nell'utilizzo di queste piattaforme, vi ricordo sempre che la DeFi non è mai a rischio zero e visto che adesso stiamo andando un po' in cima alla nostra piramide, non so se ricordate, nelle prime puntate avevamo disegnato una piramide dove alla base c'erano i servizi finanziari di base come il borrow lending, i DEX eccetera, e più si sale più c'erano servizi composti che si basavano su di essi. Ecco, l'auto compounding è un esempio di una parte superiore della piramide che proprio si appoggia a servizi già esistenti, ad altre piattaforme. Questo chiaramente va a incrementare i rischi perché più piattaforme si compongono più i rischi possono aumentare e lo vediamo meglio tra poco. Poi andiamo a vedere come gli yield enhancer e gli auto compounder, tutte queste parolone sono insomma tutti sinonimi alla fine, riescono a pompare gli APY, quindi da dove arrivano sti benedetti APY, cioè come fanno a darmi così tanto? A volte qualcuno mi ha chiesto, ma c'è WWS Finance che mi dà il, non so, dico un numero a caso, il 30%, Bifi mi va a dare il 40%, ma com'è possibile? Cioè, da dove lo tira fuori quel 10% in più? Ecco, lo vediamo. E infine, il nostro solito elenco e tutorial pratico delle principali piattaforme di queste tipologie. Andiamo per gradi e partiamo dalla più semplice, dal liquid staking. Che cos'è il liquid staking? Allora, ve l'ho detto, è di una banalità pazzesca. Voi, quando andate a fare staking, che cosa fate? Immaginatevi con, non lo so, Atom, avete i vostri Atom. Fare staking innanzitutto non vuol dire metterli a rendita ad esempio su Binance, metterli a rendita su crypto.com, quello non è staking, ok? Il learn è una cosa, lo staking è un'altra. Fare staking significa andare a delegare le proprie coin a un validatore che appunto valida i blocchi della chain, che fa il suo lavoro sulla blockchain, oppure andare a creare il proprio validatore. Fare staking è un ruolo attivo e importantissimo per la sicurezza della blockchain sulla quale si fa staking, è esattamente analogo al mining, ok? Quindi questo è il punto di partenza. Lo staking di per sé come si fa? Io prendo i miei Atom, nel caso di Atom per l'appunto, dal wallet, vado a cliccare delega oppure stake, dipende dal wallet, scelgo il validatore e tac, ho finito. Questi Atom, tuttavia, sono, tra virgolette, vincolati, perché li sto mettendo in staking, quindi in gioco in qualche modo, no? E l'unico rischio dello staking è nel validatore che io ho scelto. Se io scelgo un validatore poco affidabile, che quindi cerca, ad esempio, di fare operazioni malevole sulla chain e viene beccato, c'è una punizione che si chiama slashing. Quindi se io scelgo vado a delegare i miei Atom a un validatore che viene slashato perché lo beccano a fare cose che non dovrebbe fare, allora accade che io perdo una parte dei miei Atom perché lo slashing punisce in percentuale, supponiamo al 10%, e quindi tutti gli Atom che erano delegati o in staking dal validatore stesso vengono decurtati del 10% come punizione, per dire bene, provaci ancora a fare una cosa del genere, ok? E a volte un validatore fa anche per sbaglio, no, operazioni di questo tipo, quindi bisogna sempre scegliere dei validatori estremamente affidabili. Perché ve lo sto dicendo? Perché è importante capire lo staking prima di capire il liquid staking, che si appoggia proprio su questo. Il rischio slashing infatti lo riprenderemo tra poco, ma
La cosa che mi premeva sottolineare in questa, diciamo, introduzione sullo staking, dell'introdurre appunto lo staking, è il dire che una volta che io metto in staking i miei Atom, i miei Ether in Ethereum 2.0, io li ho vincolati, li ho depositati, tra virgolette, da qualche parte. Di solito l'operazione di unstake, ovvero del dire basta, voglio recuperare i miei, le mie coin per farci altro, ha un tempo di unstake, quindi devo aspettare un po', di solito ad esempio 21 giorni nel mondo Cosmos, ok? Per quale motivo? Beh, semplicemente perché in quell'intervallo di tempo gli altri validatori possono beccare un validatore eventualmente malevolo. Altrimenti, sempre per tornare al discorso slashing, se io fossi un validatore malevolo, io cosa farei? Beh, faccio la mia operazione illecita, operazione malevola, poi faccio subito unstake e scappo. Poi se mi beccano, amen, tanto io non ho più nulla in staking. Non posso essere slashato. Ecco, il tempo di 21-24 giorni serve proprio per questo. Così, anche se uno fa un'operazione malevola, c'è più tempo, diciamo, per beccarlo. Durante questi 21 giorni io non ho né le ricompense di staking né le mie coin, e anche mentre ho le coin in staking io comunque non ci posso fare altro perché sono vincolate lì dentro. Ed ecco che entra in gioco il liquid staking. Il liquid staking mi permette di fare staking senza rinunciare alla liquidità, all'asset, ok? E quindi alle potenziali ulteriori rendite che potrei ottenere su di esso. Pensate soltanto a, non lo so, Solana, ok? Abbiamo i nostri SOL, li posso mettere in staking. Se li metto in staking ottengo l'8% più o meno e basta, non ho più niente, i miei SOL sono lì in staking a rendita. Se anziché utilizzare lo staking diretto io utilizzo una piattaforma di liquid staking, io vado a depositare i miei SOL all'interno della piattaforma di liquid staking, come vedete dal diagramma a destra. La piattaforma di liquid staking va a fare staking per me, quindi sceglie un validatore oppure ha il suo validatore, spesso accade così, la piattaforma guadagna l'APY dello staking e poi me lo rigira a me, ma nel frattempo mi dà un derivato liquido. Quindi nel caso di Solana, ad esempio, c'è Marinad che mi dà MSOL. MSOL è una prova, diciamo, che io ho messo in staking i miei SOL su quella piattaforma. Con MSOL nel frattempo posso andare a farmare su Saber, su Sunny, ok? Sui vari DEX. E quindi vado a comporre sia il rendimento dello staking, sia il rendimento del farming. Come si fa a ottenere rendimento nello staking su un derivato liquido, ovvero su MSOL oppure STETH su Lido con Ethereum o su altri derivati liquidi? Ci sono due metodi. Lo vedete lì nella freccia gialla, ok? Sulla destra abbiamo il nostro diagrammino, quindi ripetiamolo un attimo per non perderci. Noi siamo lo staker in alto, mettiamo in staking la nostra coin sulla piattaforma di liquid staking, la diamo, gliela cediamo. Lei cosa fa? Sceglie il validatore, se ha il suo, chiaramente se la metterà in staking sul suo, oppure la delega a qualcuno. Lei in cambio ci dà l'MSOL, il derivato liquido, e lei va a ricevere tutto l'APY dello staking. Il derivato liquido incrementa di valore in maniera proporzionale all'APY dello staking che la piattaforma riceve, meno una piccola fee che si trattiene, perché ovviamente sono piattaforme che lavorano per profitto. Il derivato liquido incrementa di valore grazie al rebase oppure all'incremento del prezzo stesso, ok, del derivato liquido. Quindi, o quando io vado ad esempio a mettere SOL e ricevo MSOL in rapporto 1 a 1, supponiamo, dopo che passano 365 giorni, se l'APY fosse dell'8%, il nostro MSOL non varrebbe più un SOL, ma varrebbe 1.08 SOL, ok? E quindi quando vado a rifare il cambio, io ricevo, vado a dare indietro il mio MSOL e ricevo 1.08 SOL. Il rebase, al contrario, mi va a dare altri MSOL, ok? Quindi se io avessi un MSOL,
ogni giorno, ogni settimana, dipende da quanto spesso viene fatto il rebase, mi viene dato uno 0,0 qualcosa msol e alla fine dell'anno avrò 1,08 msol. Quindi in un caso msol aumenta di prezzo e rimane fermo in quantità, ed è l'incremento di prezzo. Nel caso del rebase, msol aumenta in quantità ma rimane 1 a 1 con sol di prezzo. Questi sono i due metodi con cui può funzionare un derivato liquido. Ad esempio, msol in realtà aumenta di prezzo. Io vi ho fatto l'esempio del rebase con msol, ma è errato perché era solo a fine di esempio, però msol fa incremento di prezzo. BET di Ethereum 2.0 di Binance fa invece il rebase. Ogni giorno vi vengono dati altri BET, e così accade anche su STETH di Lido e tanti altri. Ok, quindi queste sono le due metodologie. Il nostro derivato liquido lo possiamo quindi scambiare, mettere a rendita, collateralizzare per borrowarci contro, possiamo fare veramente qualsiasi cosa, abbiamo un asset in più e nel frattempo questo asset sta maturando l'interesse dello staking, quindi capite l'utilità che può avere. Io faccio staking e nel frattempo non rinuncio al mio asset nativo. Questo è il liquid staking. Quali sono i rischi? Allora, i soliti rischi DeFi, quindi bug exploit di smart contract e il rischio di eventuali amministratori della piattaforma di liquid staking, quindi io mi devo fidare della piattaforma di liquid staking perché io sto depositando di fatto i miei asset lì dentro. Oltre a questi classici rischi della DeFi che non vado a ripercorrere ogni volta, li passiamo un po' con superficialità perché veramente ne abbiamo parlato ogni puntata, abbiamo il rischio specifico che in questo caso è lo slashing. Lo slashing, ve l'ho detto, è l'unico rischio dello staking, ovvero io devo scegliere un validatore affidabile, che non faccia cavolate, che sia sempre online, perché se sei offline vieni punito, e in questo modo io sono certo che non subirò slashing. Ci sono anche alcuni validatori che rimborsano eventuali slashing se per sbaglio, ovviamente in buona fede, gli capita perché hanno avuto un problema tecnico, eccetera, eccetera. E quindi attenzione a questa cosa, cioè la piattaforma di liquid staking dobbiamo essere certi che sia affidabile e scelga validatori affidabili. Tendenzialmente le piattaforme di liquid staking hanno il loro validatore, quindi si può tranquillamente consultarne le statistiche, cosa discretamente facile. Poi le piattaforme di liquid staking sono poche perché non sono facili da creare come infrastruttura, non è come fare una shitcoin perché, ripeto, ci vuole il validatore, ci vuole tutta questa gestione, quindi è difficile trovarne una non affidabile. Per fortuna. Ora giriamo pagina e andiamo allo Yield Optimizer. Ci complichiamo un attimino di più la situazione. Spero che abbiate capito il discorso del liquid staking. Tra poco andiamo a vedere le piattaforme pratiche, ok? Così magari si capisce meglio ciò che è rimasto ancora mera teoria. Adesso però introduciamo lo Yield Optimizer prima, così poi andiamo a vederli entrambi. Prima la teoria e poi la pratica. L'optimizer serve a ottimizzare lo yield. Lo dice la parola stessa, quindi minimo sforzo, massimo rendimento. Questo è il mantra dello yield optimizer o asset manager o yield booster, auto compounder, sono tutti questi nomi qua. Io cosa faccio? Io voglio guadagnare una rendita su un asset, questo è il punto di partenza. Non ho magari voglia di andare a fare ogni volta farm, harvest, compound, oppure non sono in grado perché sono cose complicate, non sono in grado di andare a combinare una piattaforma di lending con il farming, quindi la strategia che abbiamo visto nella puntata sui money market, depositare collaterale, borroware, utilizzare la moneta presa in prestito su altre piattaforme e poi fare anche lì farm, harvest, compound, eccetera. Ecco, ci sono piattaforme che lo fanno per noi. Inoltre, spesso e volentieri, questi autocompounder fanno questa operazione appunto di harvest and compound più volte al giorno e questo va veramente a incrementare l'APY effettivo. Perché immaginatevi una piattaforma che ha un APR, dico un numero a caso, del 100%. Se voi andate a depositare liquidità, la prima puntata, se vi ricordate, abbiamo visto APR versus APY. Voi andate a depositare liquidità, la lasciate lì, non fate niente,
dalla fine dell'anno avete guadagnato il 100%. Se andate a fare compounding, quindi harvest and compound, ogni mese, alla fine dell'anno avrete guadagnato il 110%, non lo so, dico numeri a caso, perché ogni volta incrementate il capitale che va a rendita. Se andate a fare harvest and compound una volta a settimana, ancora di più, una volta al giorno, ancora di più, una volta ogni 3 ore, ancora di più. Oltre un certo limite non ha più senso, perché non è che a farlo ogni nanosecondo hai un rendimento folle. A un certo punto la frequenza va a un hard cap, cioè non superi un certo APY, ok? E le piattaforme di auto compounding sanno questo e sanno qual è il punto ottimo, il numero ottimo, la frequenza ottima di compounding per massimizzare l'APY. Vi vorrei vedere andare a fare compounding 5 volte al giorno, metterla sveglia alle 3 di notte per fare harvest and compound, direi che non è cosa, ok? Quindi questa è la ragione per cui spesso gli optimizer hanno un APY maggiore di quello che puoi ottenere tu facendo manualmente queste operazioni. E pensate che gli optimizer si tengono anche una piccola fee per loro, a volte neanche tanto piccola. Questo fa capire quanto effettivamente l'attività fa, no? La frequenza di harvest and compound. Io vado a dare il mio asset all'optimizer, asset oppure token LP, perché spesso gli optimizer ti vanno a ottimizzare appunto la frequenza di harvest and compound sui token LP. L'abbiamo visto anche questo all'inizio, no? È possibile andare a mettere in staking il proprio token LP direttamente su PancakeSwap, ad esempio, o su VVS, per andare a ottenere la rendita in Cake o in VVS. Se io vado a mettere il mio token LP in staking anziché su VVS o su PancakeSwap, su Bifi Finance, lui mi fa tutta questa operazione di harvest and compound di VVS o Cake, quindi li reclama, li vende e li va ad aggiungere alla mia liquidità n volte al giorno e mi massimizza quello che è il rendimento. E alla fine io non devo neanche preoccuparmi del fatto che mi arriva un rendimento in VVS o in Cake, perché io ho depositato token LP, preleverò token LP e quindi il rendimento lo avrò nello stesso asset che ho depositato, e anche questo è un vantaggio non da poco in termini di comodità. L'optimizer ha due tipologie di operatività. La prima è il farm and compound, quindi farm, harvest, compound, quello che abbiamo visto adesso, no? L'esempio PancakeSwap, VVS Finance. La seconda strategia è una strategia un po' più avanzata, in realtà c'è una moltitudine qua di strategie, perché adesso poi vi faccio vedere anche un esempio, no? Ma in sostanza qui si appoggia a una moltitudine di piattaforme DeFi, come ad esempio una piattaforma di lending più un DEX, e va a depositare collaterale, a borroware ad esempio una stable, a mettere a rendita questa stable da un'altra parte e va a fare qualche giro, qualche catena per massimizzare appunto il rendimento di un asset che altrimenti non avrebbe nessun farm dedicato. Ve l'ho detto, a breve nella prossima slide ho messo un esempio di strategia proprio per rendere più chiaro questo punto. Però spesso non è solo un farm and compound quello che fa l'optimizer, ma fa anche uno step in più, ok? Poi a volte, come ad esempio accade con Convex, ci sono anche dei giochi politici in queste strategie avanzate, perché quando si parla di Curve o di piattaforme DeFi del modello Curve, loro hanno una votazione, cioè dipende da quanti token CRV hai bloccati il rendimento che puoi avere. Quindi più ne hai, più puoi avere rendimento. Io, utente semplice che non ho CRV bloccati, perché è un costo notevole e sono appunto da vincolare a lungo tempo, io avrò sempre il rendimento minimo. Piattaforme come Yearn, Convex e altri booster simili, che sono proprio nati su Curve, questi, li vedremo tra poco negli esempi pratici, hanno l'obiettivo di avere loro l'onere, tra virgolette, di detenere i token CRV bloccati, e quindi possono offrire un rendimento maggiore
tu sei più propenso quindi a dare la liquidità, a mettere il token LP di Curve sulla loro piattaforma anziché su Curve, loro ti fanno guadagnare di più, si trattengono una piccola fee ed è veramente un win-win, ok? Capite che c'è veramente un panorama di strategie che può fare uno yield optimizer che è infinito. Chiaramente più è complicata la strategia in questione e più i rischi possono andare a crescere. Qua dipende veramente piattaforma per piattaforma che strategia adotta. La più semplice è la Farm Harvest and Compound, che è banale, l'abbiamo capita. Poi abbiamo, ve l'ho detto, strategie che comprendono una componente di debito, quindi una piattaforma che va a borroware con il tuo asset come collaterale, e lì ci sono dei rischi specifici legati al debito, e poi ci sono questi giochi politici dove è importante la quantità di un certo token che si possiede, e tendenzialmente l'utente finale, retail, non ne possiede o ne possiede pochi, quindi è incentivato a utilizzare un booster che possiede per lui, non è lo scooter, è il booster, è la piattaforma, tamarri che non siete altri, è la piattaforma che di fatto mi va a dare un rendimento più alto ed è il win-win che dicevamo prima. Non serve quindi fare operazioni di harvest, vendite, compounding manuali, deposito l'asset X e ottengo una rendita sull'asset X. La rendita è sotto forma dell'APY che ha generato l'optimizer, tolto della sua fee, aggiunto di un eventuale liquidity mining, perché magari l'optimizer ti va a pompare ancora di più il rendimento con il suo token, andandoti a airdroppare il suo token, a volte succede. Adesso andiamo a vedere una strategia specifica, ok? Chiaramente della seconda famiglia, perché Farm and Compound, ve l'ho detto, è banale, credo che l'abbiamo capita. Un esempio di una strategia di questo tipo che possiede una componente di debito è fatta in questo modo. Ci siamo noi che vogliamo ottenere una rendita su Ethereum. Ottenere una rendita su Ethereum non è facile, perché sapete bene che i farm con Ethereum non è che facciano impazzire, i DEX, i liquidity pool con Ethereum hanno l'impermanent loss perché c'è Ethereum BTC oppure Ethereum stable e quindi magari non ci piace più di tanto. Noi vorremmo una bella rendita su Ethereum single side, come si suol dire, quindi senza impermanent loss, e che non sia dell'1-2%. Perché le piattaforme di lending di solito non hanno domanda per il borrow di Ethereum, quindi se io vado a depositare Ethereum come liquidità veramente mi rende una miseria. Quindi cosa possiamo fare? Beh, un esempio è una strategia che abbiamo visto parlando dei money market, che è andare a depositare Ethereum a collaterale su Aave, su BankUI, su quelle piattaforme di lending, e andare a borroware contro Ethereum ad esempio delle stablecoin da utilizzare poi da mettere a rendita su un pool che mi rende di più e non ha impermanent loss. Questo posso farlo io o lo può fare l'optimizer. Questo è un esempio classico di strategia di yield optimizing fatta proprio con la componente di debito. Quindi io deposito Ethereum nell'optimizer. L'optimizer deposita i miei Ethereum come collaterali in un money market e prende in prestito delle stablecoin. Queste stablecoin le va a dare in liquidità a un DEX, oppure a volte le converte in altri Ethereum da rimettere a collaterale, insomma dipende dalla strategia che ha, a volte opera in leva addirittura, dipende veramente dall'optimizer in questione, dall'asset manager in questione, bisogna anche lì studiarsi la strategia. E con questo ottiene un APY magari anche del 7-8%, che schifo non fa, su Ethereum, e quindi me lo gira, meno le fee, più eventuale liquidity mining, ok? E io non mi preoccupo di nulla se non di depositare un Ethereum e ritirarne 1.08 dopo un anno. Ok, vabbè, non avrò fatto il guadagno della vita, però sono aumentati. E quindi bisogna riflettere su una cosa però, quali caspita sono i rischi? Cioè abbiamo capito che qua c'è un livello di componibilità molto alto, l'optimizer è una delle piattaforme più componibili che esistano, ma tutti questi rischi valgono la candela? Allora, io insomma vi ribadisco che gli yield optimizer sono le piattaforme più rischiose che esistano nella DeFi, proprio perché vanno a comporre n piattaforme diverse. Quindi
Abbiamo i classici rischi della DeFi, bug exploit, admin risk, rug pull, eccetera, combinati per ogni piattaforma che usa. Cioè, se io uso Bifi, che si appoggia a, che ne so, WWS Finance, io so, ho il rischio di WWS Finance più il rischio di Bifi. Se io uso Bifi con una strategia che mi va a borroware su Aave, mettere in liquidità su, non lo so, SushiSwap, io sto combinando i rischi di Bifi, di Aave, di SushiSwap, ok? Quindi chiaramente devo sapere che sto utilizzando piattaforme comunque sicure e non esotiche. Non bisogna vedere coinvolte piattaforme esotiche. Spesso magari uno scorre Bifi, vede degli APY 1570%, bellissimo APIN, no, un attimo, perché poi magari uno guarda e c'è scritto questo vault utilizza hot dog swap, e allora uno magari dice aspetta un attimo, che non è che voglio bruciare tutto quello che ho, perché in quel caso lì ovviamente se si usa una piattaforma esotica non dipende da Bifi, cioè Bifi magari affidabile. Un compounder affidabile dovrebbe andare a utilizzare soltanto sottostanti affidabili, diciamo, ma spesso si fanno un po' prendere la mano per avere dei maggiori guadagni, no? Poi tanto c'è il disclaimer che se la piattaforma sottostante va a ramengo sono affari nostri, quindi massima attenzione di non farsi ingolosire dagli APY ciclopici, ma di utilizzare sempre dei vault, delle strategie che si appoggiano a piattaforme DeFi non esotiche e che siano tra quelle sicure. Un'altra componente fondamentale è la gestione di un eventuale debito che sia fatta con cognizione, perché se la piattaforma ha una componente di borrow, come dicevamo prima, questa deve avere un loan to value sensato, quindi non deve rischiare di farsi liquidare o di diventare insolvente, perché altrimenti poi quello che ci perde sono io. Quindi massima attenzione all'affidabilità, questo si riduce di fatto all'affidabilità della piattaforma di optimizing. E se proprio volete fare i pro, andatevi anche a vedere come funziona la strategia. Di solito nelle documentazioni viene spiegato, dovrebbe venire spiegato come funziona ogni strategia, così da capire il suo livello di rischio e le piattaforme sottostanti che vengono utilizzate. Molto bene, adesso abbiamo capito la teoria, buttiamoci un po' nella pratica. Che ne dite? Iniziamo con il liquid staking, con la piattaforma che è la più utilizzata, quella con la maggior quantità di capitale di liquidità gestita, che è Lido. Lido opera sulle principali chain proof of stake e ne continua ad aggiungere sempre di nuove. Attualmente lavora su Ethereum 2.0, chiaramente Terra e Solana. Ethereum 2.0 tra l'altro ha la particolarità che se uno fa staking in autonomia, innanzitutto deve avere 32 Ether per fare un validatore, perché non esiste la delega, ok? E quindi l'unica soluzione è o utilizzare dei pool, che sono altre soluzioni che però non danno il derivato liquido, oppure appunto utilizzare il liquid staking. E inoltre è un'operazione unidirezionale, cioè io metto in staking e non posso fare l'operazione inversa. Con un liquid staking io vado a mettere in staking ad esempio Ethereum 2.0, vedete faccio stake now, ottengo STETH, che è Ethereum, ST sta per staked per l'appunto, ok? Qui ce lo spiega, è un token che rappresenta gli staked Ether all'interno di Lido. Sono peggati 1-1 agli Ether e i bilanci di STETH sono aggiornati due volte al giorno, mi pare, quando l'oracolo va a prendere il dato sullo staking stesso. Quindi di fatto questo è, come abbiamo visto prima, nelle due categorie che abbiamo visto prima, eccoci qua, vedete, utilizza il rebase, quindi ci troviamo sempre più STETH in tasca. Come facciamo a ritornare indietro? Perché uno dei vantaggi è proprio questo. Con il liquid staking di Ethereum 2.0 io posso anche fare l'unstake grazie ad alcuni pool di liquidità che ci sono ad esempio su Curve. Vedete, su Curve c'è il pool ETH-STETH sul quale posso cambiare l'uno con l'altro in qualsiasi momento. Quindi se ho messo in staking e sono stufo perché Ethereum sta dumpando e voglio svincolarmi e uscire in stablecoin, io posso tranquillamente fermare lo stake, ritornare
tornare in ETH e vendere per stablecoin. Vedete che applica una fee del 10% e infatti l'APR è inferiore a quello nativo di Ethereum 2.0, ma questo è ampiamente compensato dai vantaggi che porta appunto l'avere il derivato liquido. Cioè, innanzitutto questo STETH, se voglio, vedete, lo posso mettere anche in LP qui su Curve, ottenendo, oltre all'APR dello staking, ottengo anche, vedete, l'APR di Curve, quindi un 3+3%. Non è una cifra astronomica, però vedete che vado a comporre più guadagni. E poi chiaramente non è l'unica strategia che si può adottare. La cosa importante è che io sto guadagnando interesse sullo staking e nel frattempo posso ancora usare in qualche modo i miei Ether. Solana è esattamente la stessa cosa. Quindi noi andiamo qua, facciamo stake now, tac, vedete che da SOL ottengo gli ST SOL e in questo caso vedo che un ST SOL vale più di un SOL, quindi qualcosa mi dice che abbiamo una metodologia di incremento di valore come il apprezzamento del token stesso, del liquid staking stesso. Anche qua si può fare ovviamente l'unstake, ci vogliono 2 o 3 giorni, in realtà Solana non ha la regola dei 21 giorni, quindi è molto più flessibile da questo punto di vista. Sempre la reward fee del 10%, Lido applica questa commissione. Andando invece sul mondo appunto Solana, abbiamo altre piattaforme di liquid staking più efficienti, perché Lido ti prende una bella fetta, il 10% non è poco. Su Solana ci sono delle piattaforme native Solana, proprio come Parrot e Marinad, probabilmente le avrete già usate se farmate spesso su Solana. Su Parrot in particolare si può andare da Earn Stake Sol. Vedete che è possibile andare a depositare dei SOL, bisogna innanzitutto collegare il proprio wallet, eccoci qua, ecco, una volta collegato il wallet, vedete, dobbiamo depositare all'interno di questo pool i SOL e noi riceviamo PRT SOL. Vedete che abbiamo un exchange rate maggiore, cioè un PRT SOL vale più di un SOL e quindi questo ci fa capire che abbiamo un incremento del prezzo. Se noi andiamo a mettere il puntatore qua, ce lo spiega: PRT SOL will increase in value as block rewards accrue in the stake pool. Quindi quando Parrot riceve le block rewards dello staking, le va a distribuire agli staker che hanno depositato i loro SOL, incrementando il valore dei PRT SOL. Quindi io alla fine andrò a cambiare i miei PRT SOL per una quantità maggiore di SOL. In questo caso l'APY è del 7%. Marinad lavora in una maniera molto simile. Abbiamo la possibilità di mettere in staking SOL, come vedete, con compounded rewards, quindi nello stesso modo abbiamo l'incremento del prezzo. Start staking SOL, 6,67% di APY in questo caso, e di nuovo un MSOL uguale 1.026 SOL. Deposit fee 0%, quando vado a fare l'unstake posso fare o l'unstake immediato con una piccola fee, 0,3%, io sinceramente lo eviterei, oppure il delayed unstake che ci fa aspettare 3-6 giorni, ma non paghiamo la fee, ok? La fee può arrivare fino al 3% in base alla liquidità all'interno del pool e a quanto io sto andando a stakeare o unstakeare. Maggiore è la quantità e maggiore può essere la fee. Ok, quindi questo è il funzionamento. Poi questi MSOL o PRT SOL li posso utilizzare ad esempio su Sunny. Vedete che abbiamo i pool MSOL SOL che mi rendono un bel 12% di APY, PRT SOL SOL 15% e così via. Quindi io metto in staking e ottengo il mio 7% e poi lo posso addirittura mettere a farmare su Sunny. Abbiamo parlato di alcune strategie anche un po' più complesse che si possono fare a mano su, combinando liquid staking, lending e borrowing e i DEX. Ne avevamo parlato, se non sbaglio, neanche tanto tempo fa. Però in sostanza, se io per esempio vado a ottenere i PRT SOL,
Poi su Parrot, che è anche una piattaforma di un money market, quindi lend and borrow, io posso andare a depositare i miei PRT Sol per prendere un prestito in PSOL. Vedete, questo qua. Io faccio Mint, deposito i PRT Sol e posso prendere un massimo di 99 PSOL. Vedete, la collateralizzazione è molto alta, ma non c'è liquidazione, proprio perché lui è la stessa piattaforma e sa benissimo come funziona. Quindi io sto prendendo i miei PRT Sol, che ottengono il rendimento del 7% di staking, li caccio qui dentro, minto i PSOL al 99% di loan to value, cosa che non troverai da nessun'altra parte. Questi 99 PSOL li vado a vomitare all'interno del pool PSOL Sol, dov'è? Da qualche parte si trova, PSOL, PRT Sol ad esempio, che è un bel 21% di APY, quindi ottengo il 21% di APY sul 99% dei miei PRT Sol. Però in più, alla base, ho un rendimento dello staking. Quindi combinandolo insieme è un ottimo, direi, quasi 30% di APY su Solana. Niente male per chi detiene appunto Sol. La differenza è che se mettessi direttamente PRT Sol all'interno di questo pool, il rendimento dello staking sarebbe diluito al 50%, perché la liquidità è metà in PRT Sol e metà in PSOL. Come vi accennavo, il mondo degli yield optimizer è più variegato e infatti ne vedremo vari, vediamo i principali, quelli che hanno le caratteristiche un po' più diverse tra loro, sulle diverse chain in particolare. Bifi Finance è quello forse più conosciuto perché è presente su tutte le chain EVM compatibili. È nato su BSC, ma è presente anche, come potete vedere, dappertutto. Si appoggia alle principali piattaforme DeFi e va a fare auto-compounding oppure strategie di ottimizzazione, esattamente come abbiamo visto poco fa. È possibile filtrare, vedete qua sopra, per una specifica piattaforma sottostante, così da evitare quelle un pelino più esotiche, ad esempio, oppure è possibile filtrare, vedete, asset singoli, LP, tutti, solo stablecoin, scegliere uno specifico token, quindi io voglio una rendita su ETH, qui metto ETH e lo trovo, e posso ordinare per APY o TVL, che sta per Total Value Locked, che è la liquidità in uno specifico pool. Allora, io ho scelto PancakeSwap per farvi un esempio semplice, ovvero quello dell'auto compounding. PancakeSwap come funziona di per sé? Io vado a depositare liquidità su PancakeSwap, ottengo il token LP, lo metto in stake e ottengo i cake, ok? Quello è il funzionamento del farming su PancakeSwap, l'abbiamo visto in uno dei primi episodi. Se mi appoggio a Bifi, anziché a PancakeSwap, Bifi fa lo sporco lavoro per me, esattamente come abbiamo visto qua, ok? Nel nostro Yield Optimizer. Lui fa Farm and Compound e io devo depositare il mio asset e ricevo indietro l'APY senza sbattimenti vari. Quindi supponiamo che io voglio dare liquidità, voglio andare a farmare sul pool, ne cerchiamo uno meno esotico, USDT-USDC, un pool di stablecoin che rende il 9% di APY, e vedete che io vado a cliccarci sopra e posso andare a depositare o il token LP oppure, guardate che figata, direttamente USDT se voglio, oppure USDC. Tac, io approvo, poi deposito, c'è la solita doppia transazione, approva e deposita, vedete, tac. Una volta che vado ad approvare e depositare, lui mi inizia a fare il lavoro di auto-compounding. Mi dà in cambio i Mu, Cake, V2, USDT, USDC, che sono una sorta di ricevuta di quello che io ho fatto, e nel frattempo inizieranno appunto a guadagnare l'interesse del Vault. Nel momento in cui io vado a prelevare, vedete che posso di nuovo prelevare o in LP o in liquidità 50-50 o in una delle due, dei due side della liquidità. Quindi io deposito stable, prelevo stable, non devo fare tutte le operazioni, non ricevo cake, i cake non li vedo neanche, fa tutto lui. C'è solo
una fee di prelievo dello 0.1%, quindi attenzione perché c'è questa commissione. L'APY che vedete qui invece è già al netto delle commissioni di BFI Finance sul rendimento, perché chiaramente lui lavora per profitto, quindi applica commissioni a volte sui depositi e i prelievi e a volte sugli APY stessi. Se voi guardate, adesso mettiamo di nuovo tutti così ci fa vedere tutto quanto, allora a volte ci sono quelle promosse, quindi con i boost, possiamo anche flaggarle. Quando ci sono i volt boostati o gli auto compound boostati, quello che succede è che noi otteniamo non solo il guadagno sulla liquidità che andiamo a depositare, ma anche, vedete, sotto forma di uno specifico token in questo APR, cioè è in più, no? È come se fosse un liquidity mining. Attenzione con i boost, perché sì, è molto interessante il fatto che ci sono dei guadagni molto alti, però ad esempio qua utilizza Baby Swap, Ape Swap, cioè magari sono delle piattaforme un pelo più esotiche con rischi superiori, quindi sempre la due diligence è fondamentale, perché dove ci sono i APY alti o si è esposti a token esotici o a piattaforme esotiche o nel peggiore dei casi a entrambe le cose, ad esempio Milk, USDT, non lo so, ecco. E ok, molto bello il 2% al giorno, ma insomma si parla qua di, si tende un po' il gamble. Comunque il boost funziona così, significa che io andando a dare liquidità a un pool boostato, quello che accade è che ottengo la reward nella liquidità stessa più il boost in un token che mi viene, che è quello che genera il boost stesso, ok? Quindi è importante da sapere, perché spesso ci sono dei boost anche su cose, su pool non esotici, quindi io consiglio sempre di andare a darci un'occhiata molto spesso. Poi un'altra cosa che viene fatta, ad esempio attraverso Venus, tac, vedete ad esempio qui mi mette a rendita BNB attraverso Venus con un vault di quelli che contengono anche il borrow. A volte ci sono dei, come dire, degli ad asset singolo, no? Delle, vediamo se le riesco, eccole qua, asset singoli, che in sostanza non vanno a dare liquidità in un pool, ma vanno a utilizzare il potere di borrow. Quindi vanno a utilizzare queste piattaforme che vedete qua sotto, spesso per borroware e fare quindi una strategia di questo tipo. Borrow più farm, ok? Questa qui, per capirci. Con diversi gradi di complicatezza. Allora, BFI Finance di per sé si ferma a un livello molto semplice. Tendenzialmente va a depositare collaterale, va a fare un livello di borrow, oppure va, diciamo, a utilizzare sempre la stessa piattaforma per fare sia borrow che lend. Quindi va a depositare collaterale, va a prendere un prestito e lo utilizza anch'esso come collaterale per operare in leva, diciamo, una cosa di questo tipo. Oppure per farmare, ma fermandosi a un livello, quindi tenendo un loan to value controllato e quant'altro. Quindi non c'è un livello di rischio particolarmente alto. Ci sono alcune piattaforme che invece lo fanno proprio in leva, ti permettono di farmare in leva come Alpaca, mi è venuto in mente perché l'ho visto qui. Poi, basta, perché questo è il suo funzionamento, non è particolarmente complicato, deposito liquidità, prelevo liquidità, i rischi li abbiamo capiti e quindi ci possiamo spostare alla prossima piattaforma, che è AutoFarm. AutoFarm è molto simile, perché anche lei, vedete, è su varie chain EVM compatibili e il funzionamento è il medesimo, ovvero io vado a depositare o i token LP, in questo caso, vedete, posso fare lo ZAP, quindi andare non a depositare il token LP, ma a cambiare un asset direttamente nel token LP, e poi lo deposito qui dentro e ottengo le ricompense. Qui le ricompense funzionano in maniera leggermente diversa, vedete? Abbiamo, beh, qua il prospetto delle fee e qua abbiamo gli APY, quindi abbiamo un 13,34% dato dal farm e basta di APR, che diventa 13,75 di APY, con un compounding eseguito una volta al giorno, quindi 365 volte all'anno. Alcuni farm
farm danno anche diritto al liquidity mining in token auto, ok? Quindi anche lì a volte l'APR, l'APY è deciso anche da quello. Io personalmente preferisco Beefy tra le due, perché Autofarm in passato ha subito ha avuto alcuni problemi. Insomma, mi ricordo che con Venus non si era comportata molto bene, perché Venus aveva cambiato il suo protocollo, in particolare alcune fee. Autofarm non si era adattato e quindi c'era stata una perdita a tutti gli utenti che avevano liquidità all'interno appunto di quegli specifici pool. Inoltre Autofarm è meno selettiva, mette dentro anche piattaforme estremamente esotiche e ad elevato rischio, quindi bisogna fare un attimino più attenzione. Io personalmente tendo a preferire Beefy. L'utilizzo tuttavia è lo stesso, perché ve l'ho detto, si può fare lo swap, quindi utilizzarlo come exchange. Una volta che si ha il token LP in questione oppure l'asset in questione, lo si va a depositare su Autofarm e Autofarm fa un po' lo sporco lavoro per noi. Possiamo anche in questo caso andare a limitarci ai pool su piattaforme più conosciute, che ne so, Cake, BNB, che abbiamo un 48% di APY con questo breakdown, quindi 45 dal farm e 3 dalle fee, con questi profitti che, se non ricordo male, sono già integrati comunque all'interno degli APY, dovrebbero essere degli APY netti, di solito sono sempre così, e basta. Vedete, tipologia auto compounding, mi fa vedere a che piattaforma si appoggia, Pancake, quindi c'è tutta la spiegazione di ciò che viene fatto. Volevo vedere se, allora, single assets ad esempio, proviamo a vedere, ecco, vedete, BUEB, BUSD, qui fa auto compounding su Alpaca, quindi c'è sempre un discorso di lending, e in questo caso l'APY deriva solo dal farm, no? Volevo vedere se c'era ancora qualche APY composto. BeltETH di nuovo stessa cosa, no, niente. Volevo vedere se c'era qualcosa di composto, ma non l'ho trovato. Beh, poco male, perché in alcuni casi mi ricordo, non uso Autofarm da una vita, però mi ricordo che c'erano anche le ricompense in auto. Non lo so, magari datemi voi un upgrade su questo. Giuro, non uso Autofarm da non so quanto. Comunque, vabbè, questo è il funzionamento. Procediamo con Yearn Finance. Yearn Finance, vedete, ha su Ethereum e Phantom, e sostanzialmente permette di utilizzare i Vault e i Labs. Labs lasciamo stare perché è una cosa complicata legata a curve, ne abbiamo parlato nel video sulle curve wars, per adesso lasciamolo qua. Abbiamo i Vault, che sono esattamente le strategie. Vedete, in questo caso abbiamo molto spesso dei single asset, come ad esempio LINK, ETH, e ogni Vault applica una specifica strategia. Ad esempio ETH, guardate, qua c'è la spiega proprio. Supplies ETH to Curve Finance to earn CRV. Quindi i nostri ETH vengono messi su Curve e si guadagnano CRV. I token guadagnati vengono harvest, venduti, quindi c'è l'auto compounding e basta. E questi ETH vengono spostati automaticamente sul pool di Curve più profittevole. L'APY è dell'1,10%, quindi non è niente di particolarmente goloso, ma ci spiega bene come funziona. Poi vedete che abbiamo molti pool, molti Vault basati sugli LP di Curve addirittura. Quindi qua in sostanza io vado a dare liquidità su Curve, ad esempio CVX-CRV, vado a dare liquidità al pool CVX-CRV, vado a prendere l'LP token di Curve, vedete, lo deposito qua, e mi dà in cambio quello che si chiama YCVX-CRV, che sta per Yearn, e questo fa auto compounding. Vedete, questa è la strategia che fa harvest, vende e auto compounda su Convex Finance. Quindi questo è quello che fa questo Vault. E alla fine sono tutti molto simili. I single asset spesso hanno strategie particolari. Vedete, qui ad esempio usa LIGDAO per guadagnare LIG e harvest venduti per altri sushi e fanno auto compounding. Qui vale sempre la pena leggere come funziona la strategia per evitare di fare danni. Insomma, questo è il discorso, per evitare magari strategie che reputiamo a eccessivo rischio.
Due tipologie, quindi single asset oppure LP token di Curve. Qui non vedo LP token di altro tipo, soltanto Curve, proprio perché insomma si appoggia a Curve, che è il DEX più, come dire, più conosciuto e più sicuro. E inoltre Yearn ha un bel po' di token CRV, come vi dicevo, e permette di ottenere quindi un rendimento maggiore rispetto a quello che otterrei se andassi a mettere in stake l'LP token di Curve su Curve stesso. Vi posso fare un esempio dimostrativo. Vedete, se io vado su Curve, spostiamolo qua, e a proposito torno su Ethereum, bene. Se io vado su Curve e prendiamo un pool di Yearn, vediamo, questi sono nuovi, IBEUR, questo è un po' complicato, facciamo sempre CVXCRV, 23,64%. Allora, se io vado a cercare qui CVXCRV, eccolo, vedete che il pool, facciamo così, così lo vedete meglio, il pool mi dà l'1,63 di base per le fee più tra 8,56 e 21,41. 8,56 me lo dà se io non ho nessun CRV loccato, 21,41 se ne ho parecchi. Chiaramente io non ne avrò, perché io non lo so, a meno che non voglio loccare un sacco di Curve su Curve stesso, tra l'altro, che conviene farlo su Convex tendenzialmente, io avrò il minimo di reward, quindi qui otterrei il 10%, mentre su Yearn ottengo, come potete vedere, molto di più, il 23,64%, perché Yearn di per sé ha un bel po' di Curve loccati. La strategia è esattamente quella che abbiamo visto prima. Poi qui su Yearn abbiamo anche l'Iron Bank, che è un land borrow, quindi è un protocollo di lending integrato all'interno di Yearn. Ne abbiamo già parlato, non ha senso parlarne di nuovo ora. C'è anche su Phantom, con dei pool dedicati, differenti, con le loro strategie. Penso che si appoggi sempre su Curve. Fatemi controllare nel dubbio. Vediamo, Volts, vedete, Curve, Geist anche. Vediamo le stable, Beethoven X, ok, vedete. Vedete che le strategie possono essere anche più complesse. Qui ad esempio ci dividono tra più coppie, vanno a fare pooling su più coppie, ok? In base all'asset. Qua addirittura non c'è la strategia. Molto bene, molto bene. E probabilmente è abbastanza semplice, non lo so, vabbè. Comunque diciamo che non mette molta sicurezza il fatto che non ci sia una strategia, ma vabbè, questo è il funzionamento, no? Bene, molto bene. E torniamo su Ethereum, perché poi adesso non possiamo non parlare di Convex. Convex, vi ho fatto una test così ultimamente, ma quello che fa, al di là del discorso Curve Wars, è andare a boostare i rendimenti di Curve. Stesso discorso, ok? Quindi i token LP di Curve noi li mettiamo su Convex anziché su Curve e ci guadagniamo di più per lo stesso motivo che vi ho detto poco fa. Quindi prendiamo di nuovo il CVXCRV, eccolo. Qui, vabbè, addirittura 37,36%. Proiettato, che ti fa anche una proiezione del prossimo giro, perché ogni due settimane le reward su Curve cambiano, proiettato più alto, e ti spiega anche da dove arriva. Vedete, Curve APR 1,63, che è questo qua, 1,63, quello ce lo prendiamo. Poi abbiamo CRV APR incluso il boost, 10,81. Il boost, vedete, è questo, che va da 8,56 a 21,41. Lui ha 1,7 per 10,81. E poi c'è CVX, che ci fa da liquidity mining. Quindi, tornando al nostro discorso precedente, qui abbiamo questa strategia di farm and compound con il più liquidity mining, vedete, in CVX. E quindi ho un APR totale altissimo. Su Yearn non avevo questa componente, probabilmente ho un boost superiore, perché avevo un... Dov'è finito? CVXCRV, vabbè. No, era in alto, perché era alto l'APY. Eccolo qua, 23,64%, probabilmente dato soltanto da... Ah, ok, perché lui fa auto compound. È vero, la differenza è che lui vende i CRV, perché qui ottieni il reward in CRV. Yearn li rivende e fa auto compound, mentre Convex se li intasca per potenziare la sua presenza politica in Curve, diciamo, ok? Però ti droppa dei CVX in cambio.
Quindi il suo obiettivo è esattamente questo. Tu vai a dare liquidità a Curve, il token LP di Curve, anziché metterlo in staking su Curve, lo metti in staking su Convex e guadagni di più. Per dare liquidità a Curve, vedete, si clicca sul pool, vado a fare deposit, vado a scegliere cosa voglio depositare, ottengo l'LP token, faccio deposit e non deposit and stake, perché se no lo metto in stake su Curve, e poi l'LP lo metto o su Yearn o su Convex. Tra i due, tra i due è meglio Convex, è nettamente più profittevole. Anche lo stesso Curve conviene metterlo su Convex, perché vedete, se io deposito CRV, lui me lo trasforma in CVX CRV e ottengo un APR del 50% frazionato in questo modo, in parte in CRV, in parte in CVX e in parte in stablecoin, il pool tra CRV, perché è una parte, diciamo, del rendimento della piattaforma intera. Questo è quanto. E vabbè, adesso non voglio farvi tutto lo spiegone di Convex, che ve l'avevo già fatto, se non ricordo male, anche sul video dove vi ho parlato del motivo per cui ho in parte mi sono esposto a CVX, ma il funzionamento è questo, quindi per massimizzare il rendimento, ahimè, soltanto su Ethereum. Andiamo avanti, andiamo su chain un po' più abbordabili. Allora, sulle chain in generale, Bifi Finance è ottimo, secondo me, per tutte le chain. Quindi, rifacendo una panoramica, è ottimo per tutte le chain, attenzione al sottostante. Quindi attenzione a quale, ad esempio, guardate, io posso anche andare su Kronos, giusto perché so che molti di voi usano Kronos, quindi andiamo su Kronos, tac, tac. Non asset singoli, azzera filtri, facciamo, ok. Ecco qui, attenzione al sottostante, quindi se utilizziamo dei compounder su WWS siamo tranquilli perché è una piattaforma sicura. Se ci sono delle, beh, qua per fortuna uso solo Kronoswap e WWS che tendenzialmente sono sicure, ma Bifi è abbastanza selettivo, però a volte negli autocompounder si fanno un po' prendere la mano e ci sono dentro piattaforme esotiche. Quindi Bifi ottima su tutte le chain, però non comprende Curve, non comprende Ethereum, quindi è per le chain più cheap, diciamo, come fee, e molto bene quindi per tutti questi usi. Mentre per il discorso Curve, per chi vuole dare liquidità su Curve, c'è Convex che è il top. Adesso andiamo avanti, usciamo dal mondo EVE. Abbiamo Sunny, che l'abbiamo già visto in realtà, è banalissimo questo, proprio io vado a dare liquidità su Saber. Quindi vado su Saber, che è il Curve di Solana in sostanza, lancio il mio protocollo, vado a dare liquidità a un pool, vabbè, evitiamo anche di collegare il wallet, tanto non ci serve, esempio MSOL SOL, giusto perché ne parlavamo, depositiamo, otteniamo il token LP di Saber, non lo vado a mettere in staking su Saber, che potrei farlo, cioè il token LP, ma lo vado a mettere su Sunny, MSOL SOL, vedete, qui io posso andare a mettere, vedete, deposita l'LP, qui mi fa depositare per forza l'LP, non posso depositare uno dei due asset, e mi ottiene il rendimento in Sunny, quindi poi qui devo fare io l'harvest di volta in volta. In questo caso la reward è, vedete, quasi totalmente da Sunny. La parte che arriva da Saber con l'auto compounding mi viene automaticamente, appunto, compounded all'interno del token LP, la parte in Sunny mi viene data in Sunny. Poi infine abbiamo Tulip, che è il vecchio Solfarm, non so se ve lo ricordate, dove abbiamo la possibilità anche qui di fare auto compounding sui vari protocolli Solana, quindi ad esempio su Radium, su Orca, su vediamo cos'altro abbiamo, dovremmo averceli qua sopra, Radium, Saber e Orca, esattamente. Questi sono i Vault, ok? Posso scegliere stable, posso scegliere quelli nuovi, eccetera eccetera. Poi qui c'è anche un lending interno, esattamente come in Yearn, e abbiamo anche il leverage farming, ma non ne parliamo oggi perché è una categoria a parte. I Vault fanno auto compounding semplice, qui non mi pare che ci siano, no, perché parliamo di Radium, Saber e Orca, quindi sono tutti token LP, sono tutti dei DEX, quindi vanno a farmare auto compounding, tu depositi token LP e guadagni sul token LP con il solito profilo di commissioni e così via.
Bene, amici, questo è tutto. Spero di avervi fatto chiarezza sul mondo degli autocompounder, del liquid staking, perché sono un po' lo strato superiore per andare a capire il livello di componibilità DeFi che stiamo cominciando, direi, a fare nostro, spero. Più andiamo avanti, più ci addentriamo nelle applicazioni evolute della DeFi. Vi faccio un carissimo saluto e vi aspetto alla prossima puntata.